Buongiorno a tutti e bentornati su Cult Movie con una nuova puntata della rubrica Che cult mi vedo. Oggi parliamo di film kafkiani. Ma precisamente questo Kafkian, chi è? Kafka è stato uno scrittore del Novecento riconosciuto universalmente come uno degli scrittori più enigmatici della storia. Io so io e voi non siete un cazzo. Proprio per questo l'aggettivo kafkiano si è affermato nell'immaginario collettivo come sinonimo di strano, assurdo e viene generalmente utilizzato per indicare situazioni appunto surreali. Ma che è qui? Quando sto? Una delle opere più note di Kafka è senz'altro La Metamorfosi, un'opera in cui il protagonista si trasforma in uno scarafaggio. Ehi amico, io ti buco, ti faccio tanti di quei buchi che pregherai perché non ti faccia tutti quei buchi. Ma non meno degni di interesse sono i tre grandi romanzi, America, Il processo e Il castello, che lasciano emergere il contrasto tra l'individuo e la società in quei contesti funzionalisti in cui dominano delle stringenti regole tese soltanto alla preservazione del sistema. È un bel direttore! Evviva il nostro direttore! Quindi, al di là di quelli che sono gli aspetti puramente surreali, è bene soffermarsi sui veri punti chiave della letteratura kafkiana al fine di riscoprirne il profondo messaggio. La procedura contro di lei è incominciata. Di che mi si accusa? Di che mi si accusa? Innanzitutto, lo scenario kafkiano si presenta come un mondo all'interno del quale il protagonista si sente estraneo rispetto alle dinamiche sociali che invece vengono generalmente accettate da tutti gli altri individui. E tutto ciò porta il protagonista a restare incastrato all'interno di regole che non riesce a comprendere e quindi destinato alla condanna perché incapace di assoggettarsi a questa dittatura dell'irrazionale. Un secondo elemento importante è dato dalla creazione di personaggi che hanno posizioni di potere e che però si manifestano come personificazione allegorica della loro stessa funzione. Vediamo infatti che nel processo, dato che i giudici e i funzionari sono personaggi inarrivabili, quasi figure mistiche, il nostro protagonista è costretto a rivolgersi a personaggi come la lavandaia che sta fuori dalla porta del tribunale a lavare i panni. Questi personaggi finiscono per complicare incredibilmente le procedure e il protagonista si trova così in un vero e proprio labirinto che rappresenta metaforicamente la psiche ossessiva dell'individuo intrappolato dalle regole della moderna società funzionalista. Infine, il terzo elemento lo individuiamo nella sessualità che viene vista da Kafka come un mezzo, uno strumento per raggiungere una qualche forma di salvezza sociale. Ne sono esempi classici i personaggi dell'infermiera Leni nel processo e di Frida nel castello. Entrambe queste figure femminili promettono al protagonista la salvezza, ma in cambio di quella libertà che il protagonista intravede soltanto nella ricerca della verità e della giustizia. A questo punto, dopo aver visto i punti chiave della letteratura kafkiana, passiamo alla classifica. Sigla, poi cominciamo. Il mio nome è Davide Nardi, laurea in giurisprudenza e dottorato di ricerca in filosofia del diritto, ma ho deciso di vivere da artista. Davide Nardi è un giovane artista. Tu ti senti un artista? Mi sento un artista per il modo in cui vivo la vita. La mia scelta è stata duramente osteggiata dal sistema. Infine, sono stato costretto all'esilio su Nevrosis, il pianeta di coloro che avevano molti contenuti da divulgare, ma che non hanno capito un cazzo su come spiegarli. Il mio obiettivo è continuare anche da qui a divulgare contenuti filosofici presenti all'interno di film e serie TV. Iscriviti al canale, potrebbe essere l'unico modo per dar voce alla ricerca della verità. Apriamo la nostra classifica con un film estremamente enigmatico che lascia allo spettatore il non facile compito di ricostruire gli eventi. In quinta posizione, Enemy. Il film si presenta come una profonda metafora del rapporto tra l'uomo e la società e ci mostra il diretto collegamento tra il rifiuto di quegli schemi sociali che limitano l'espressione della propria identità e l'insorgere di disturbi mentali che si generano a partire dalla disperata ricerca di sé. Non a caso, l'elemento più importante del film è rappresentato dalla tarantola, che simboleggia proprio la complessa rete di paranoie e ossessioni che si intrecciano nella psiche dell'uomo moderno. Il protagonista del film si trova infatti di fronte all'incredibile scoperta di avere un sosia che incarna l'opposto della sua personalità e nel tentativo di saperne di più finirà col perdere contatto con la propria realtà. Di fondamentale importanza è il ruolo della sessualità che tende a ricondurre di volta in volta l'individuo in uno stato di quiescenza e a complicare ulteriormente la possibilità di raggiungere la liberazione da questo sistema di limitazione dell'io. Al quarto posto troviamo invece The Lighthouse, un film dal valore incredibilmente simbolico che ruota attorno ad una situazione angosciosa e soffocante caratterizzata dalla presenza esclusiva di due personaggi in preda ai loro deliri.
Il film ci descrive infatti la permanenza su di una piccola isola di due persone, un guardiano ed il suo sottoposto, intenti a svolgere mansioni di vario genere necessarie alla manutenzione di un faro. Solamente al vecchio guardiano però è consentito l'accesso alla lanterna. Sarà proprio questa proibizione che porterà il protagonista a cercare in maniera ossessiva un modo per accedere a quella luce che, in una commistione di elementi mistici e riferimenti sessuali, simboleggia l'incarnazione stessa del desiderio. I toni oscuri e il color seppia, uniti agli effetti sonori che fanno da sfondo, contribuiscono a creare un'atmosfera disturbante che trasmette un costante senso di soffocamento degno del più tetro degli scenari kafkiani. Ma proprio nel contrasto e grazie ad un sapiente utilizzo della luce e dei suoi riflessi, il film riesce a donarci scene dal profondo valore estetico che richiamano elementi classici ispirati alla mitologia greca. Richiami che non restano confinati sul terreno del vuoto citazionismo, ma che si manifestano durante il film con tutta la potenza del loro significato simbolico. Al terzo posto, Parasite. Il film ci mostra situazioni paradossali e al limite del grottesco che prendono avvio da una pungente critica alla moderna divisione delle classi sociali, articolate secondo una struttura a compartimenti stagni che tende ad escludere qualunque contaminazione. È interessante notare il collegamento con le tematiche trattate da Kafka nel suo romanzo America, opera che descrive le contraddizioni e le assurdità di una società dominata dal cieco arrivismo e dalla costante prevaricazione sugli altri. Il film, attraverso la metafora del parassita, ci narra le vicende di una famiglia povera che riesce ad insediarsi nella casa di una famiglia agiata. Da qui assistiamo ad una commistione di generi che si alternano tra loro in una perfetta combinazione complessiva, passando dalla commedia rocambolesca al dramma, poi al thriller, fino a toccare alcuni aspetti del genere horror. Non mancano i colpi di scena in questo film che, anche se privo dell'elemento surreale, si presenta comunque a più livelli e sotto diversi aspetti un vero e proprio film kafkiano. Al secondo posto troviamo The Lobster. Ambientato in una realtà distopica ma completamente diverso rispetto a qualunque altro film appartenente a questo genere, The Lobster si caratterizza in primo luogo per la forte presenza dell'elemento surreale che fa da sfondo alla vicenda e in secondo luogo per la presenza di tutti gli aspetti kafkiani che abbiamo visto in precedenza. Il film ci racconta di una società in cui è vietato essere single, non è infatti consentito trascorrere la propria vita senza un compagno o una compagna. Chi disobbedisce viene trasformato in un animale, il lato positivo si fa per dire è che il condannato ha la facoltà di scegliere in quale animale trasformarsi. Nonostante appartenga a questa società, il protagonista con il suo senso di estraniazione incarna alla perfezione il prototipo del protagonista kafkiano, circondato da regole assurde e imprigionato in una società che mostra il volto sorridente di una formale cordialità tesa in realtà a nascondere il suo intento di assoggettare gli individui ormai privi del loro senso esistenziale. In questo sistema la sessualità gioca un ruolo tanto fondamentale quanto controverso, onnipresente e rigidamente regolamentata, viene favorita in quanto mezzo per il raggiungimento della stabilità di coppia, ma punita con torture pubbliche umilianti se si manifesta nelle forme dell'autoerotismo e dell'adulterio. A tratti esilarante e a tratti drammatico, questo film riesce a mantenersi geniale per tutta la sua durata, non perde mai il suo ritmo né la sua profonda originalità, ma ci regala anzi un climax destinato a tenere lo spettatore profondamente coinvolto fino all'ultimo minuto. In prima posizione troviamo infine Essere John Malkovich, un film che almeno nella sua prima parte sembra essere stato scritto da Kafka in persona. Vediamo infatti un protagonista, abile burattinaio ma incapace di mantenersi con la propria arte, che finisce per accettare un lavoro come impiegato in un ufficio soffocante che ha dei soffitti talmente bassi da costringere i dipendenti a camminare piegati. I personaggi vengono costantemente definiti dagli altri quasi privi di una personalità, costretti quindi a indossare la maschera che la società ha confezionato per loro. La presenza della sessualità è pervasiva e viene utilizzata per intimorire l'altro e dominarlo. È in un simile contesto che il protagonista scopre un passaggio attraverso il muro che conduce nella mente di qualcun altro. Attraversando questo passaggio si entra nella testa dell'attore John Malkovich. Da qui prenderanno avvio una serie di eventi che porteranno alla luce la forte metafora dell'individuo inteso come marionetta, alienato dalla società e costretto a vivere una vita non sua. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e continuate a seguirci.